L'Atalanta vista oggi a Bergamo contro l'Ascoli ha mostrato ancora una volta di essere formazione molto ben organizzata e in grado di esprimere un gioco veloce, per nulla rinunciatario ed estremamente pratico. L'Ascoli ha subito fin dall'inizio la superiorità bergamasca, costretto nella propria metà campo per quasi tutta la prima mezz'ora di gioco. Il gol partita dei padroni di casa al 21esimo da una rimessa laterale di Contratto che scambia con Nicolini, poi mette al centro, tocco di Fortunato che dà a De Vair il pallone dell'1-0. L'Ascoli tenta di rispondere all'arrembaggio nerazzurro e al 32esimo Giordano, dopo uno scambio un po' elaborato con Svektovic, costringe Ferron alla parata in tuffo. Il primo tempo si conclude con questo clamoroso gol mancato da Madonna. Nella ripresa la superiorità atalantina si fa forse ancora più netta, anche se un po' di respiro viene lasciato agli avversari. Comunque, al quarto minuto Fortunato spara sopra la traversa. E quattro minuti dopo il tiro del capitano nerazzurro è messo in corner da Fontolini.